L'avvocato Mimmolo Polito è il candidato a sindaco del centro-sinistra a Castrovillari e ciò che è emerso dal risultato delle primarie di coalizione. Mimmolo Polito, da poco consacrato candidato a sindaco del centro-sinistra. Da domani qual è l'impegno per questa coalizione per poter vincere alle prossime amministrative? L'impegno per la coalizione è quello di continuare su questa scia che abbiamo tracciato come centro-sinistra. Grande partecipazione della gente, un programma fatto di poche idee ma realizzabili, ma poche idee che portano un'inversione completa di tendenza rispetto a quello che è stato il recente passato. La partecipazione della città a questa competizione democratica è stata forse inaspettata rispetto ai numeri che si sono espressi poi fino a questa sera alle 21. È un dato positivo da cogliere anche per il primo turno di queste amministrative? È certamente un dato positivo. Noi avevamo preventivato come risultato minimo 2.000 voti. Ricordo che quando abbiamo fatto le elezioni, le primarie, semplicemente per la scelta del candidato segretario, sono venute a votare 1.200 persone ed erano solo del nostro partito e non c'era un coinvolgimento come adesso di tutti i partiti della coalizione. E torno a ripetere, con 5 candidati. Avevamo visto giusto, 5 candidati avrebbero portato gente, non era un momento di divisione, era un momento di partecipazione e in effetti c'è stato. Ha vinto quindi tutto il centro-sinistra, non è solo una sua vittoria? Ha vinto il centro-sinistra perché il dato più importante non è quello personale, il dato più importante sono i 3.200 voti per il centro-sinistra che sono arrivati.